Maria Segura, uno dei volti nuovi di questo San Bernardo Cuneo, dunque, perché prima di tutto hai accettato questa nuova destinazione? Beh, tanto per la storia di Cuneo, anche per il bel progetto che ho potuto parlare con François e mi ha raccontato un po'. Dopo mi ha raccontato anche la squadra che voleva fare, il progetto che ha, il tipo di gioco, quindi cioè, era difficile dire di no. Quali sono le tue aspettative a livello personale e naturalmente di squadra? A livello personale, continuare crescendo poco a poco e anche prendere molta responsabilità a livello di campo e a livello di squadra. E dopo, a livello di squadra, secondo me, beh, non si può dire tanto, ma secondo me abbiamo una bella, bella squadra, quindi stare in le posizioni sopra il campionato, sì. Qui si gioca in una struttura molto importante, si spera con un grande pubblico e sapete che dovete e potete conquistare la fiducia e l'affetto di questo palazzetto. Secondo me è quello che vogliamo, anche tipo ritornare tutto quello che c'era prima a farlo adesso nel presente, quindi speriamo che dall'inizio tutto il pubblico, tutto Cuneo, anche tutte le cittadine di fianco Cuneo vengono a vederci. Quali sono le tue caratteristiche, oltre a quelle tecniche con cui speri di fare innamorare i tifosi di Cuneo? Secondo me sono una ragazza che mi piace tanto sorridere, quindi provo sempre a coinvolgere la gente a venire al palazzetto, a che gli piaccia tutto quello che facciamo, a che veda che lavoriamo tanto. Quindi, a parte di quello del sorriso, anche essere una grande lavoratrice. E sei anche una giocatrice di un certo livello, con una carriera già importante, Cuneo ha puntato su di te proprio per questo. Sì, secondo me sì, anche perché l'anno scorso a Monza, secondo me abbiamo fatto una vera stagione con difficoltà, ma alla fine l'obiettivo della squadra era essere in A1 anche quest'anno, quindi si è fatto. L'anno scorso a Trento l'obiettivo era essere tra le prime e abbiamo arrivato a fare il finale di playoff, quindi secondo me la carriera che sto facendo qua in Italia, individualmente sto contenta, sì. In bocca al lupo. Crepi.